Campioni d'Europa, campioni d'Europa, campioni d'Europa, campioni d'Europa, campioni d'Europa, campioni d'Europa. Cazzo, cazzo, it's not coming home. Al massimo, it's coming Rome. Mamma mia ragazzi, com'è bello svegliarsi da campioni d'Europa. Com'è bello svegliarsi da campioni d'Europa. Gli azzurri Italia, l'Italia è campione d'Europa. L'Italia vince l'Europeo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia ragazzi, mi sono svegliato, sono gasato come non mai. Io non ci posso credere, io ancora non ci posso credere. E lasciatemi dire che ce lo meritiamo, ma andiamo per gradi. Vi invito subito, immediatamente a scaricare OneFootball, quella che a mio modo di vedere è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Ragazzi, scaricate la nuova app di OneFootball, il link lo lascio in descrizione. Di meglio nel mondo non troverete niente, quindi mi raccomando, scaricatela e sbrigatevi pure. E sbrigatevi pure, perché trovate un sacco di roba dove è scritto a caratteri cubitali, dove è spiegato benissimo perché l'Italia è campione d'Europa. Mamma mia che bello, mamma mia che bello. Allora, ce lo meritiamo, ce lo meritiamo, ce lo meritiamo, ce lo meritiamo, ce lo meritiamo. Due fottutissimi anni in cui siamo stati noi a dover cercare di togliere dal mondo questa piaga di merda chiamata Covid, a soffrire dentro le case chiusi, mentre quell'altri tra l'altro parlavano di immunità di gregge, cercavano di piassela tutti e non aiutavano per niente, mannaia a loro. Ragazzi, noi abbiamo sofferto come cani, ce lo meritiamo, ce lo meritiamo. Indubbiamente ce lo meritiamo ed è stata la notte del sogno. Io vi dico la verità, lo dicevo anche ieri, durante tutto l'Europeo io ho sempre avuto delle good vibes, delle vibrazioni positive, delle buone vibrazioni. Ho sempre pensato che l'Italia ce l'avrebbe fatta a passare il turno. Ieri, quando sono arrivato a parlare a fine primo tempo in una diretta, ho detto no, mi sa che stavolta non ce la facciamo. Ieri non avevo nessuna vibrazione positiva. Ieri l'Italia non mi sembrava potesse prendere la coppa. A fine primo tempo veramente mi sembrava tutto fuorché quello, perché l'Italia non c'era. Ed era un'Italia che non era la stessa Italia magari della Spagna, in cui contro la Spagna ad esempio ti hanno preso a pallonate. Se ti prendono a pallonate c'è poco da fare, la Spagna gioca a pallone, 1-2 tocchi veloci. In quel caso non si può fare niente, raga, in quel caso non si può fare nulla. Tra l'altro iscrivetevi al canale, iscrivetevi e lasciate tantissimo, tantissimi mi piace. Cazzo, voglio 10.000 mi piace qui sotto, ne voglio 10.000. Oggi tra l'altro, se lasciate una marea di mi piace, vi porto anche il pagellone degli azzurri. Oggi vi porto il pagellone della nazionale italiana, quindi mi raccomando, voglio una marea di mi piace esagerate. Cazzo. Detto questo, che vi stavo a dire, mi sono scordato tutto, mi prude pure un occhio, mamma mia. Detto questo, stava di la Spagna ha giocato meglio, la Spagna ha preso a pallonate, la Spagna ha fatto un possesso palla che a me non era piaciuto, però era comunque un possesso palla che ti aveva messo alle corde. La Spagna ha fatto un gioco che non ti ha fatto capire proprio un cazzo. L'Inghilterra non sa giocare a pallone, l'Inghilterra non meritava l'Europeo, ma soprattutto godo perché, al di là del fatto che l'Inghilterra abbia fatto un percorso completamente a Wembley, e se tu fai un percorso completamente a Wembley, a differenza di chi invece ha fatto 20, 30, 40 mila chilometri per girare l'Europeo, secondo me non ti meriti in nessun modo e in nessuna maniera di vincere l'Europeo. Ecco, detto questo, ma ci sta, perché può capitare. Allora ragazzi, godo il doppio a sentirmi, a rileggermi le interviste magari dei Neville, di tutti quelli che hanno parlato, che hanno detto che l'Italia non sarebbe arrivata in fondo, che l'Italia non era abbastanza, che l'Italia non aveva quella voglia, quella possibilità, quella cazzima di provare a vincere un Europeo. È bello perché li abbiamo messi tutti in fila, ragazzi, li abbiamo messi tutti in fila, perché questa è l'Italia che ha battuto il Belgio, è l'Italia che ha eliminato la Spagna, è l'Italia che ha eliminato l'Inghilterra. Ed è ancora più bello se andiamo poi a pensare che Boris Johnson stava: come la alzo la coppa? Verso sinistra? Verso destra? Ma metto i guanti rosa o i guanti blu? Metto i guanti verdi o i guanti gialli? Mamma, la regina può alzare la coppa al cielo, ma possiamo scendere tutti? E gli inglesi che pareva picchiassero qualunque italiano sentissero per strada. Ragazzi, non vi meritate un cazzo e godo ancora di più. Tra l'altro, ora io magari sarò de parte, perché ci sta che io sono de parte, italiano, sono de parte. Però ragazzi, ma se tu sei un inglese, no? Ma davvero credi
che la tua squadra sia favorita in finale con l'Inghilterra per mentalità. Per stadio sì, indubbiamente, perché si gioca a Wembley, si gioca tra l'altro altra porcata, 60.000 persone contro 5.000, una cosa vergognosa perché noi non potevamo entrare, praticamente la nostra nazionale è stata in ostaggio, quindi vergognatevi, punto 1, vergognatevi. Punto 2, avete fatto come cazzo vi pareva, siete arrivati in finale con un rigore inesistente, perché quello è un rigore inesistente, non vi meritate un cazzo e sinceramente non godo, non stragodo, ma stragodo. L'Italia è campione d'Europa, ma quanto è bello dirlo, mamma mia quanto è bello ragazzi, mamma mia quanto è bello. Non c'ho voce, ma in realtà sono tornato stamattina da poco, quindi mi sento un attimo rincoglionito se posso essere sincero. Mamma mia, allora facciamo le gelle della partita. Poi vi ripeto che oggi uscirà il pagellone della nazionale italiana, sì, della nazionale italiana campione d'Europa. Quindi mi raccomando, circa 14:30, rimanete sintonizzati. Detto questo, però, partiamo dalle pagelle della finale, dalle pagelle di ieri sera. Donnarumma 8 e mezzo, non può nulla sul gol di Shaw, veramente non può nulla, lo prendiamo subito. Impauriti, là però anche incazzato, perché ho detto io capisco che tu non sei più abituato a stare davanti a 65.000 persone. Io capisco, ma il gol di Shaw era un gigantesco errore difensivo, perché lì Shaw l'hai lasciato solo e non puoi permetterti di lasciarlo solo. E poi per i successivi 15-20 minuti l'Italia non ha fatto un cazzo, quindi lì ci ho avuto paura. Però poi ragazzi ci siamo svegliati, poi li abbiamo presi a pallonate e torniamo a noi. Sul gol di Shaw, Donnarumma non può nulla, fa una parata pazzesca su Stones che ricorda quella di Gianluigi Buffon, se non sbaglio, contro Baros, contro la Repubblica Ceca. E poi soprattutto para due calci di rigore, Jadon Sancho e Saka. Ragazzi, se ieri, non so se avete visto a fine partita, è stato dato il premio di miglior calciatore della competizione a Donnarumma e non aveva mai preso un MVP in ogni partita, non l'aveva mai preso, non era mai capitato, vuol dire che ieri ha fatto veramente la differenza. Io credo che Donnarumma possa pesantemente entrare a far parte del lotto dei giocatori che potrebbero vincere il pallone d'oro, nonostante con il Milan non abbia fatto niente se non una qualificazione in UEFA Champions League. La Coppa Europea, l'Europeo è per gran parte di Donnarumma e quindi ieri sera si merita assolutamente un 8 e mezzo. Poi ne abbiamo un po' per tutti, Bonucci 7 e mezzo. Ragazzi, Bonucci ieri ha fatto una grandissima partita, ha segnato il gol del pareggio, quindi tra l'altro anche qua vibes, perché con la Francia andammo sotto, la pareggia un difensore, in quel caso Materazzi, stavolta Bonucci, a parte che dietro praticamente è perfetto, è ordinato, non fa passare nulla, sa sempre dove posizionarsi, sa sempre a chi passare il pallone. E poi comunque quando si getta dentro fa il gol del pareggio, ci crede e tra l'altro segna anche il calcio di rigore nella lotteria, quindi assolutamente super positivo. Chiellini 7 e mezzo, ragazzi, Chiellini non è bello da vedere, Chiellini è sporco, Chiellini è scoordinato, ma Chiellini è ovunque, lo vedevo in attacco, in difesa, si immolava sulla fascia alla ricerca del gol. Giorgio Chiellini di cattiveria, lottava di testa, di gamba, di piede, come gli capitava, lui prendeva il pallone e lo spazzava via. Giorgio Chiellini è assolutamente una garanzia, io consiglio, poi insomma ognuno la pensa come gli pare, di prenderlo, di congelarlo e poi di scongelarlo magari al ridosso del Mondiale 2022 in Qatar, perché ragazzi questo è un giocatore che non vedremo mai più in nazionale italiana. Quando ha alzato la coppa mi stavo sentendo male, ma è assolutamente meritata e si merita Chiellini di alzare il trofeo, il primo trofeo con la nazionale italiana, veramente tanto di cappello e grazie tanto a tutto quello che Giorgio ha fatto. Detto questo, per quanto riguarda i terzini, a Di Lorenzo gli do 6 perché ieri era festa, però secondo me fa poco, non mi ha fatto impazzire. Se non sbaglio, la marcatura su Shaw potrebbe perdersela lui, se non sbaglio, però non lo so, nel senso devo rivederla, ero talmente tanto fomentato che non ci ho capito un cazzo, ero tanto nervoso e avrei spaccato tutto, però mi sembra che la marcatura la perde lui. Poi nel secondo tempo in realtà ha fatto meglio rispetto al primo, è cresciuto, ha iniziato un pochino a giocare, quindi la sufficienza gliela do, comunque poi abbiamo vinto l'Europeo, quindi non posso non dargli la sufficienza per la finale. Però comunque al momento è un 6. Emerson Palmieri è un 6 più perché cerca di non far rimpiangere Spinazzola. Non è Spinazzola,
però non fa una cattivissima partita, lo vediamo poco propositivo, quando crossa non è preciso come Spinazzola, quando fa le sue incursioni non è mai Leonardo Spinazzola, però secondo me Palmieri la sua porca figura la fa e un pochino ci salva il culo. Ecco, e passiamo al centrocampo dove forse qualche insufficienza voglio darla, mi fa male pensarlo e dirlo, ma ci sta tipo Barella, io gli do 5,5. Barella ha faticato tanto a centrocampo, ha perso praticamente tutti i contrasti, ha perso praticamente tutti i duelli a centrocampo. L'Italia è uscita sconfitta nel duello della metà campo, anche perché Barella non c'è praticamente mai stato con il cervello. Non è un caso se Mancini ha scelto, facendo una mossa super azzardata, di togliere Barella al che era 51esimo. Quindi, ragazzi, 54esimo forse, capite bene che togliere Barella vuol dire che Barella sta facendo veramente una pessima partita. Non si capiva con gli attaccanti, non si capiva con Di Lorenzo quando lo veniva a servire. No, non ha fatto benissimo. Comunque, gli do 5,5. Cristante invece gli do 6,5. Assolutamente prezioso. Alla fine è stato buttato praticamente in tutte le partite della nazionale italiana. Ha fatto sempre la legna, ha sempre lottato. Ieri però ha fatto anche un'altra cosa, perché il pallone che Chiellini non riesce a far mettere in tapin, che poi Bonucci ribadisce in rete, è spizzato da Cristante. È per merito di Cristante se la palla arriva lì, perché con la testa riesce a mandarla dietro. E sarà una cosa banale, però a mio modo di vedere ha fatto assolutamente la differenza. Poi c'è Jorginho. Allora, fatico, perché su Jorginho ci sono diverse problematiche. Jorginho forse meritava un cartellino rosso che non gli è stata data, non gli è stato dato. Jorginho forse ha fatto un primo tempo sottotono, da dopo che si è fatto male non è più riuscito a trovare quella continuità che ci dà Jorginho. Ieri ha fatto male Jorginho, secondo me ieri ha fatto malino, gli do 6 meno, sbaglia anche il calcio di rigore, tanto per ci sta, prima o poi un rigore va sbagliato, assolutamente sì. Però Jorginho non mi ha fatto impazzire, così come non mi è piaciuto tanto Verratti. A centrocampo non abbiamo fatto bene, gli do 6 a Verratti. Nel secondo tempo cresce, ma cresce veramente tanto. Poi alla fine viene tolto dopo il primo tempo supplementare, però comunque di base parte male, fatica tanto, ci devastano al centrocampo, ragazzi. Ecco, se noi possiamo dire di aver distrutto l'Inghilterra sotto ogni punto di vista, devo dire comunque che a centrocampo abbiamo veramente fatto tanta 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 fatica. Verratti gli do 6, Locatelli gli do 6 più quando entra, insomma, da una mano, semplicemente Locatelli dà una mano e niente più. Ma questo doveva fare Locatelli, doveva portare un po' più di rapidità, doveva portare un po' più di tranquillità ai giocatori che erano stanchi, morti. Ci sta, assolutamente ci sta. Arriviamo all'attacco. Chiesa 8. Ragazzi, Chiesa è veramente assurdo. È veramente assurdo. Non so quanto io do alla Donnarumma, non ricordo, ma credo più o meno, forse ho dato 8 e mezzo, più o meno ci siamo. Più o meno ci siamo. La partita di ieri di Chiesa è importante quanto quella di Donnarumma. Chiesa fa una partita veramente clamorosa. Ne parlavamo ieri. Lui fa un cambio passo, ti sembra che sia arrivato, e poi ne fa un altro. Lui fa due cambi passo. È un giocatore infermabile. È un giocatore che quando te punta destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, te manda a casa sempre. E l'infortunio non ci voleva assolutamente. È uscito in lacrime, voleva finirla. Però ha fatto assolutamente una gran partita. Assolutamente una gran partita. Quindi ha dato tutto, sono contento e gli va dato merito di ogni minuto, ogni fottuto minuto che ha giocato in campo Federico Chiesa. Quindi assolutamente, a mio modo di vedere, tanto di cappello e niente più. Bernardeschi gioca, entra a fine partita e poi fa tutti i tempi supplementari e poi batte anche il calcio di rigore, segna il calcio di rigore, non sbaglia mai Bernardeschi il calcio di rigore. Quando è entrato ai supplementari ha fatto il falso 9, si è messo a correre appresso a ogni pallone e non è assolutamente da sottovalutare. Tira una punizione che tra un po' Pickford se la tirava in faccia, non so se avete visto, e comunque era una punizione ben tirata. Quando entra Belotti torna a fare il ruolo di ala e lo fa comunque con caparbietà. Facciamo così: a Bernardeschi voglio dargli 6 e mezzo perché se lo merita. Immobile 5, ma gli darei anche 4 e mezzo. Ragazzi, Immobile la fase a gironi le ha steccate tutte: Austria, Belgio, Spagna, Inghilterra. Non ne ha azzeccata veramente una. E ripeto che non è un caso se a un certo punto è stato tolto. Lì finisce l'Europeo di Immobile, che ha vinto, quindi abbiamo vinto l'Europeo, quindi non mi importa, però non mi sento di non dire che abbiamo vinto un Europeo senza punta. L'Italia non aveva una punta, l'Italia con una punta avrebbe potuto fare molto di più. E non dico che l'Italia non aveva una punta perché giocava senza punta, perché la punta con la quale dovevamo giocare, perché giocavamo con la punta,
Raga, parliamoci chiaro, Immobile non è mai stato efficace, non è mai stato efficiente, ha fatto le prime due partite in cui ha segnato in situazioni un po' più tranquille rispetto magari ad un ottavo, un quarto, una semifinale, poi si è spento completamente, è sparito, partita assolutamente insufficiente. A differenza di Berardi, al quale il 6 glielo voglio dare, segna su calcio di rigore, fa una buona partita quando entra, gioca abbastanza a Berardi, non si vede tantissimo in realtà, però mi piace, però mi piace, però mi piace, però... è stato propositivo anche lui, spesso l'ho visto in avanti, e Berardi alla fine secondo me ha abbastanza zittito tutti quelli che lo criticavano, e ci sta, non, niente di eccezionale anche della gara di ieri, però comunque una buona gara. Insigne 6 e mezzo, ingabbiato, ma si sapeva che gli inglesi avrebbero bloccato Insigne sotto ogni punto di vista, perché Insigne, ragazzi, è un po' il nostro pilastro, però Insigne veramente ci ha trascinato a vincere questo europeo, Insigne veramente ci ha trascinato ad alzare al cielo la Coppa, e quindi assolutamente applausi, assolutamente brividi su pelle, e Insigne merita assolutamente, scusate la ripetizione, il meglio del meglio del meglio. Belotti secondo me 5 e mezzo, ma potrei dargli anche 5 in realtà. Spesso quando entrava Belotti era perché insomma teneva sulla squadra, invece stavolta non riesce, viene contrastato, perde ogni tipo di pallone, non lo so, forse addirittura avrei tenuto il falso 9 rispetto che mettere Belotti per quello che ha fatto, sempre in fuorigioco, non si fa mai trovare pronto, sbaglia anche il rigore, quindi vabbè, Belotti gli do un 5-5 e mezzo, insomma lo decidesse lui il voto. Mancini avevo detto che se avesse passato i quarti gli avrei dato 8, e gli ho dato 8. Se avesse passato la semifinale gli avrei dato 9, e gli ho dato 9. Se avesse vinto l'Europa gli avrei dato 10. Mancini assolutamente 10, ragazzi. Mancini assolutamente 10. Per ogni cosa che ha fatto questa Europea, secondo me, è tutto di Mancini, che ha preso un'Italia che non si reggeva in piedi, che ha preso un'Italia che veniva dall'eliminazione pre-mondiale, perché noi non siamo andati all'ultimo mondiale, che comunque aveva già molti di questi calciatori, perché aveva già Immobile, aveva già Insigne, aveva già Belotti, aveva già la possibilità di convocare Berardi, Bernardeschi, i Verratti, Giorginio, che non ha voluto convocare tra l'altro Ventura, i Barella, i Florenzi, giusto Donnarumma, ma c'era Buffon, Chiellini, Bonucci, e comunque quell'Italia non arrivò a giocarsi i gironi. Questa Italia è arrivata a vincere l'Europeo. Io ho i brividi mentre ve lo dico e sono veramente, veramente felice. Detto questo, ragazzi, vi ricordo che circa alle 16.30, no, se vicino alle 14.30, se riesco a far uscire il pagellone dell'Italia campione d'Europa, fatemi sapere la vostra, mi raccomando, con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale. Forza Azzurri, dai! E boscia la Lallene come sempre. Ci vediamo in un prossimo video.